momento, lo facciamo con un architetto Martullo, che già con l'associazione Incontri e Confronti aveva collaborato in un incontro che hanno fatto nell'Aula Magna del Liceo Classico, sui giacimenti archeologici che sono qui a Foggia. Naturalmente parliamo di persone che ancora prima di essere esperte del campo, del settore, sono persone che amano molto naturalmente la terra sulla quale sono nati. È la motivazione che spinge un po' tutti quanti noi, anche negli impegni, sia nei vari settori lavorativi, ma anche poi in politica. Io sono molto contento stasera di avere qui Salvatore, perché non è, un debutto il suo. Questa litografia che voi vedete qui alle mie spalle, questa composizione dove c'è il volto di Gramsci con alcuni elementi che ricordano Fornia, la colonna di Piazza della Vittoria, la finestra sul mare, è stato fatto questa opera in occasione del convegno internazionale del 1989 che fu fatto proprio su Antonio Gramsci. Voi sapete che Gramsci è stato prigioniero qui a Formia dal 33 al 35. Nell'89, siccome ancora oggi rimane l'autore, il filosofo, lo scrittore, lo storico, se vogliamo, uno dei maestri della scienza politica moderna più tradotto e più letto al mondo. E in quell'epoca lì, nell'89, mentre avevamo la caduta del muro di Berlino, quindi la fine dell'Unione Sovietica, nei paesi dell'America Latina Gramsci veniva molto ma molto studiato, soprattutto come portatore di un metodo, di un'analisi storica che a loro dava lo spunto, la riflessione, la via maestra per tutti i movimenti di liberazione che poi dopo hanno dato vita a dei grossi cambiamenti storici, perché se pensate che in Cile, dopo il colpo di Stato del 72 della destra, dei militari di Pinochet, erano state azzerate intere generazioni di cittadini democratici, dopo il Brasile, eccetera, alla fine c'è stata veramente una grande fioritura della democrazia. E quei paesi lì, parlo del Brasile, voi vedete.